Amici, buongiorno e ben ritrovati con le nostre ricette quotidiane. Oggi andiamo a fare una delizia della mia terra, il pane di pastadura ragusano. Un po' in tutta Italia abbiamo tantissime, tantissime, tantissime tipologie di pane con tantissime tipologie di farina. Noi a Ragusa abbiamo questo pane tradizionale che si cuoceva appunto tradizionalmente una volta alla settimana nel forno a legna, che ha un impasto particolarmente duro, particolarmente corposo, quindi dobbiamo andare a utilizzare tanto olio di gomito e poca acqua. La farina di base di questo pane tradizionale è rigorosamente la semola rimacinata di grano duro. Quindi ho messo qua mezzo chilo di farina e serviranno soltanto gli altri ingredienti che si utilizzano qua in tutti i pani, quindi un pochino di lievito. Io utilizzo il lievito di birra secco, come sapete. A casa mia ho abitudine a utilizzare questo, lo preferisco rispetto a quello fresco perché ha dei tempi di conservazione più lunghi. Ma la ricetta tradizionale DOC prevederebbe il crescente, quindi il lievito madre, che io non ho a casa mia, quindi si può ottenere lo stesso risultato anche senza lievito madre. Naturalmente, se ce l'avete, potete assolutamente utilizzarlo. E poi ci servirà dell'acqua, poca naturalmente, perché dobbiamo avere appunto, come vi spiegavo, un impasto abbastanza duro e un pizzico di sale. La prima cosa che faccio è andare a mettere un pochino di acqua nel mio lievito per farlo sciogliere. Quindi vado con un cucchiaino e faccio sciogliere il mio lievito. Tenete conto che io qua non ho messo più di 3 grammi di lievito di birra secco, che sono circa una decina, di lievito di birra fresco. C'è chi tradizionalmente utilizza un quantitativo maggiore di lievito, ma questo difetto, diciamo, lo vede in molte ricette tradizionali. Probabilmente ai tempi delle nostre nonne non erano ancora ben conosciuti anche tutti gli effetti collaterali di un eccessivo, utilizzo del lievito, e quindi io vi consiglio di provare a diminuirla a favore di più lunghi tempi di lievitazione. Dopo aver sciolto il mio lievito, faccio una sorta di fontana all'interno della mia farina. Tradizionalmente si prepara il pane direttamente sulla spianatoia, quindi io invece cerco di sporcare il meno possibile la mia cucina. Quindi inizio la lavorazione all'interno di una ciotola, ma se volete proprio seguire la tecnica, delle nonne, potreste avere qua una bella spianatoia di legno e fare direttamente la farina a fontana con al centro appunto il nostro lievito. Ecco qua, quindi lo vado a versare. Levo questa parte che è rimasta un pochino appiccicata e ora devo iniziare a lavorare il mio impasto con una mano, versando a filo l'acqua con l'altra, cercando di impastarlo, vi spiegavo, molto molto duro, perché appunto è questa la particolarità di questo pane. Iniziamo. Siate parsimoniosi quando aggiungete l'acqua perché, come vi dicevo, dobbiamo riuscire a far amalgamare tutta l'acqua e quindi a far unire per bene la farina utilizzando meno acqua possibile. È proprio la caratteristica del nostro pane. Come vedete, il mio impasto è molto molto asciutto, ma tutto amalgamato. Quindi sono pronta per passarlo sulla mia spianatoia. Se vi serve infarinare il vostro grano da lavoro, mi raccomando, anche per l'infarinatura soltanto semola rimacinata di grano duro. E come vi dicevo all'inizio, tanto tanto olio di gomito, che poi ci fa bene ai muscoli delle braccia. Adesso che il mio impasto è bello compatto, aggiungo anche il sale, che come sempre nei lievitati dobbiamo aggiungere come ultimo ingrediente per non compromettere la lievitazione. Quindi vado ad aggiungere una presa di sale all'impasto e continuo a lavorarlo.
Dato che appunto l'impasto è duro ed è un pochino difficile da lavorare, l'ideale dopo averlo lavorato per un po' è quello di tagliarlo già in singoli pani e continuarlo a lavorare in pezzettini più piccoli, che sicuramente aiuta anche noi donne moderne che abbiamo un pochino meno muscoli delle nostre nonne. Purtroppo il progresso non fa sempre bene. Taglio. Vado a realizzare 4 pani con mezzo chilo. Ecco, li ho più o meno divisi a occhio, poco importa che non verranno tutti alla stessa dimensione, è la cosa carina anche dei pani di casa. E li inizio a lavorare singolarmente per fare diventare l'impasto sempre più liscio ed elastico. Vi ho risparmiato gran parte della mia sudata, che è stata un pochino lunga, perché come vi dicevo questo pane insomma ha una certa consistenza e quindi ci vuole anche una certa forza per lavorarlo. A questo punto non devo fare altro che fare diventare i miei panetti belli lisci esternamente, quindi cercare di togliere qualunque forma di piega, così da potergli dare la forma finale appunto caratteristica del pane di pastatura ragusano. Si possono fare pani rotondi, pani a S, insomma chi è della zona lo sa già. Se doveste avere un pochino di difficoltà a dare la forma al vostro pane, vi insegno un trucchetto: tenetevi accanto una ciotola con dell'acqua e bagnatevi leggermente il palmo delle mani. Questo aiuterà il vostro pane a perdere, diciamo, tutte le rughette esterne e quindi cercando di dare una forma il più regolare possibile ai nostri panetti. Dovrebbe essere rotonda e più liscia possibile. Ecco qua, come vedete il mio panettino è diventato finalmente bello liscio, è stata dura. Siamo finalmente giunti alla parte più divertente di questo processo, cioè la formatura vera e propria dei nostri pani. Ora io giocherò a farvi vedere le varie forme più tradizionali che si incontrano a Ragusa. Poi ci sono anche dei pani molto artistici fatti dalle signore davanti alle quali io mi inchino, ma non provo nemmeno a riprodurre le loro opere d'arte, perché ancora mi ricordo il trauma di quando l'anno scorso ho cercato di farvi degli antipasti natalizi che sembrassero cervi e alla fine sembravano dei topi. Quindi diciamo io evito di avere troppe velleità artistiche e mi attengo al tradizionale. Quindi cosa vi occorre? Occorre un coltello ben affilato, in questo caso quindi ho già un bel panettino tondo e vado a inciderlo, quindi facendo 3 tagli abbastanza in profondità, in modo poi da far partire questo buco centrale a cui siamo abituati quando vediamo il pane di pastatura tradizionale. Ecco qua. Quindi questo lo lascerò crescere in questo modo. Alla fine ci sarà questo centro esploso e sarà la fine del mondo. Ora passiamo a fare un'altra delle forme tradizionali del pane ragusano, che invece è più sottile e più allungata e ha la caratteristica forma S. Quindi vado a distendere un pochino, ad assottigliare il mio cordoncino di pane, aiutandomi con le mani. Schiaccio un po' in superficie per appiattirlo un attimo. E poi gli do la caratteristica forma a S. Dopodiché, sempre armata di coltello, vado a praticare un bel taglio al centro. Ecco qua il mio secondo pane. Adesso ne vado a fare uno rettangolare, un'altra delle caratteristiche forme di pane in pastatura ragusano, quindi lo lascio più cicciottello della S, un pochino meno del rotondo, lo schiaccio sempre un po'.
continuo a giocare col mio coltello. In questo caso cosa faccio? Pratico il taglio centrale come vi ho fatto vedere nella S, ma poi voglio giocare a praticare dei taglietti anche in questo verso. Ecco qua, terzo pane. Rischiaccio nuovamente, rifaccio una bella S, ripratico l'incisione centrale come nella prima S che ho fatto prima e poi gioco a fare anche le incisioni laterali come vi ho fatto vedere per questo qua allungato. Ecco qua la mia ultima opera d'arte. Adesso è giunta l'ora di mettere a dormire il nostro pane per qualche oretta, quindi io come procedo? Ho qua un bel tagliere, ho uno strofinaccio naturalmente ben pulito e devo andare a sistemare i miei pani prima di avvolgerli in un grande plaid, così stanno al calduccio per crescere. L'ultimo passaggio che vi consiglio di fare per avere un pane assolutamente perfetto prima della lievitazione è nuovamente, sempre con la vostra ciotolina con un pochino d'acqua, inumidirvi semplicemente le mani e inumidire molto leggermente sulla parte esterna il vostro pane. Questo aiuterà a non far asciugare troppo la crosta durante la lievitazione. Ho coperto per bene tutti i nostri pani, sia per proteggerli dall'eccessiva aria che può arrivare durante la lievitazione, ma anche e soprattutto per proteggerli dai fattori ambientali poco igienici. Quindi, avendoli coperti così, posso prendere il mio bel plaid e avvolgere completamente il tutto all'interno della mia coperta. Adesso me ne devo dimenticare per qualche ora e quando saranno belli, gonfi e lievitati procederò alla cottura. Ci vediamo dopo. Ho aspettato qualche oretta e ora il mio pane dovrebbe essere ben lievitato. Lo vado a scoprire. Leviamo la coperta. E apriamo il nostro strofinaccio. Guardate come sono cresciuti i miei pani in queste orette. Adesso è giunto il momento di cuocerli, quindi li vado a posizionare su una teglia rivestita di carta forno e poi li cuocerò nel forno alla massima potenza, questo per cercare un pochino di riprodurre il forno a legna che purtroppo in casa non abbiamo. Quindi mettetelo in modalità ventilata alla massima potenza e prima di infornare il pane mettete pure una ciotola con dell'acqua, perché questo aiuterà a mantenere un buon grado di umidità all'interno del forno e a non far asciugare troppo il nostro pane. Quindi prendete i vostri panetti. Per essere sicuri che siano ben lievitati, a parte più o meno il raddoppio dei panetti iniziali, potete usare questo trucchetto, dare un colpettino. Se sentite una sensazione abbastanza di vuoto, dovrebbero essere pronti. E adesso dritti in forno. Ebbene sì, come vi sarete accorti, è già diventata sera. D'altronde il pane ha dei tempi che non possono essere forzati e quindi dobbiamo avere pazienza e aspettare, perché altrimenti rischiamo di compromettere il nostro risultato e dopo tanti sforzi è veramente un peccato. Ecco qua i miei pani belli cotti, ora ve li faccio vedere uno a uno. Guardate che bellino questo qua. Questo qua è il mio preferito, forse dovevo cuocere un pelino di meno perché è molto particolare, quindi si è scurito leggermente, ma a me piacciono molto anche i pani ben cotti. Poi questo qua è troppo carino, mi piace troppo e devo dire questo qua forse è quello là che come forma mi piace di meno. Ma proprio perché mi piace di meno, io per vedere l'interno vado a rompere proprio questo qua, in modo da farvi vedere esattamente che cosa si intende per pane di pasta dura.
Quindi, come vedete, c'è questa mollica molto compatta, però allo stesso tempo, come vedete, molto morbida. Quindi non è assolutamente un pane duro, ma ha questa crosta estremamente croccante con un interno appunto bello compatto. E questo è con orgoglio che posso dire che è il pane tipico della provincia di Ragusa. Quindi, se volete, provatelo anche voi. Cercate di rispettare i pochi semplici suggerimenti che vi ho dato e se lo fate mettetemi la foto del vostro risultato. Grazie anche oggi per l'attenzione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!